Oh, buongiorno tesoro. Buongiorno mamma. Buon appetito. Miam, era buonissimo. Ma mi sai dire dov'è Garnet? Oh, Garnet è andata a dormire di là, sul divano. Aia. Ah, d'accordo. Beh, io devo andare a scuola. Ciao mamma. Ciao tesoro. Ma dov'è Erika? Ma dov'è Erika? Ah, eccola. Sta girata. Boh. Oh, Kittery! Mi hai fatto prendere la spaventa. Che ha perso la voce? No, allora, sì. Non ho perso la voce. Appunto. Senti, com'è andata oggi la mattinata? Bene, la mia gatta stava dormendo insomma, sul divano. Hai una gatta? Sì, me l'ha comprata da poco mamma. Oddio, si chiama Garnet. Wow, un bel nome. Grazie. Ehi! Tu sei l'amore della mia vita, anche tu. Nessuno ti meriterebbe oltre a me. Tu sei la mia stella e tu il mio pasticcino. Quanto sono disgustosi. Ehi! Ripeti quello che hai detto a Luce. Io non ho detto niente, ma sto zitto. Oh, scusami, Nile. Vabbè, continuiamo. Aia. Presa! Cateta? Ok, a posto. Sei contenta? Sì. Wow, dove l'hai presa quella farfalla? Me l'ha comprata mia madre. Quando mi ha comprato la gattina. Ha fatto proprio shopping, cioè. Ma dimmi un po' tu. Oddio, beh, insomma. Green! Oh, dobbiamo andare in classe, forza. Sì. Cosa ci facciamo ancora qui? Andiamo tutti in classe! Arrivo. Amore, aspettami. Jonathan e Johnny in classe. Yes. Dai, non parlare austriaco, anche se vieni dall'Austria. Lind. Finite le lezioni. Buonissima, questa ciliegia non l'avevo mai assaggiata finora. Tutto a posto? Sta subito la ciliegia, eh? Puoi dirlo forte. Gnam 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 gnam
Cosa? Ma chi è questo? E io che ne so? Mica che è di una leggenda. Ok. Chi è quella? Che cosa? Spostatevi tutti quanti. Oh no. Janet, la gnometta. Sara, sai, non mi sei mancata, eh. Manco tu. Che cosa ci fai in questa scuola? Dove comando io? Sono venuta a visitarla a vedere se mi iscrivo, ma penso di no, siccome ci sei tu. Ancora con quella collana schifosa, multicolore, da poppante.
E tu con quel fiocco da bebè, eh? Dimmi un po'. Ma il mio è più sexy. Sai, non sei cambiata da quando mi sono trasferita. Sei come sei un'arpia. E tu che cosa sei? Una gnometta? Ehi, chi sei tu? E tu chi sei, nano da giardino? Come ti permetti di parlare così al mio ragazzo? Il tuo ragazzo non ti meriterebbe per niente. Senti, cara, a te non ti meriterebbero perché tu sei il male. E tu sei un maiale. Ehi, la mia ragazza! Ehi, la mia ragazza, non c'è stata niente. Stai zitta! Il tuo ragazzo è ben coraggioso, è Janet. Si può sapere che è questa qua? E io che ne so? Oddio. Janet, che siate il suo gruppo? Beh, che stupidi amici, gli amici non servono a niente. È tutto a posto, amore? Sì, tu ti sei sicura? Sì, d'accordo. Dimmi che cosa vuoi da me. Io ero venuta solo in questa scuola, ma ho incontrato te che rovini sempre ogni cosa. Tu rovini sempre ogni cosa, hai capito? Bebè. Bebè è come? Sei una poppanta, mocciosa e capricciosa. Sai cosa ti dico? Me ne vado. La tua coda ancora puzza. Non me ne frega, fai. Pensa a te. E guardati allo specchio. Orribile focaccia del malaugurio. Finalmente se n'è andata. Però secondo me non la deve proteggere Nil. E perché no? Sara e Janet sono allo stesso limite. Quindi non c'è differenza a chi proteggere e chi non proteggere. Hai ragione. Beh. Devo concordare con te. Grazie, tu sì, che sei una vera amica.